Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati e soprattutto ben ritrovati. Sono stato 2 o 3 giornettini fermo col canale, ma rieccoci qua. Purtroppo sono stato, diciamo, a letto con l'australiana, che purtroppo non è una bella ragazza, ma è l'influenza, trattasi di influenza, quindi stavo abbastanza maluccio e non ho potuto fare video, registrare video e fare nient'altro, quindi chiedo scusa per l'assenza, ma eccoci qua, ragazzi, eccoci qua, tornati. Tuttora c'ho ancora un po' di febbre, non sto ancora al massimo, però ci siamo, the show must go on, quindi so vivo, non sono decesso per il momento, quindi eccoci qua e riprendiamo da dove c'eravamo interrotti. Per fortuna, tra virgolette, mi sono sentito male nel weekend, quindi non ci siamo persi chissà quali mod, chissà cosa, chissà quali annunci, chissà niente, ci siamo persi. Ma nella giornata di ieri è uscita una mod molto patatina, una mod di Fiat. Da quello che ho capito sono Fiat sloveni, prodotti in Slovenia tra gli anni 70 e gli anni 80, quella roba lì. Però prima di cominciare, prima di andare a vedere quella robina là, fatemi ricordare che da oggi ritorno in live pure su Twitch, perché sono stato fermo 3 giorni anche su Twitch, quindi vi aspetto anche di là, dove, se avete il Prime, potete abbonarvi gratis, aiutare a sostenere il canale ed entrare nella chat Telegram riservata agli abbonati. Poi vi ricordo pure che c'è il tastino Super Grazie per aiutare a sostenere questo canale, questa piattaforma, il mio lavoro, quindi anche qui. L'ultimo caffettino me l'aveva offerto 3 giorni fa De Andrea 5462, io lo ringrazio, a lui dedico questo video. Inoltre, tanti link utili in descrizione e i miei social. Ragazzetti, cominciamo a vedere la mod che vi dicevo che è uscita ieri, che ovviamente adesso qua vi lascio in descrizione. Allora, che dovrebbe essere sia per console sia per PC, perché il brand comunque è Fiat, anche se si chiama Fiat Store, comunque il brand è Fiat. Mi viene subito da vedere, allora, questo sicuramente, la prima cosa che noto è che sicuramente questo somiglia a un Fiat, che ne so, tipo un 480, un 4... quello che era uscito l'anno scorso, ad esempio, non so se ve lo ricordate. Ecco, io lo preferisco col musetto così, col musetto Fiat. Questo musetto qua non è molto Fiat, non è che mi piace tantissimo. Lo preferisco col musetto smussato Fiat. Come vedete, avete nelle configurazioni 3 tipi di musetti. Io preferisco questo Fiat. Poi ci sono le configurazioni ruote, eccole qua. Io metto quelle standard. Poi c'è il design con la cabina o senza cabina. Io lo preferisco addirittura cabina bianca. No, lo preferisco così. Poi con il peso davanti, oppure standard con il peso davanti. E il colore, ragazzi, possiamo scegliere se vogliamo proprio l'arancione, questo arancione più scuro qua, oppure proprio l'arancione Fiat, giallo che non so per quale motivo, marrone non so per quale motivo, rosso, no, questo, l'arancione. L'arancione Fiat a me sembra più questo che questo, e questo sembra un rosso strano. Ecco, eccolo qua, ragazzi, eccolo qua. Io direi di affittarcelo, così ce lo proviamo, in caso poi se ci piace ce lo compriamo. Quindi questo qui è il Fiat Store, e poi c'è questo qua che è lo stesso, però c'ha le ruote quelle piccole davanti, cambia poco le impostazioni, sono sempre quelle, cambia poco. Andiamo a vedere, eccolo qua, ragazzi, lampeggia un po' la texture, non so se so io che ho lasciato qualche lampeggiante acceso. Ah, ok, qui, scusate, raga, sono ancora un po' rincoglionito dalla texture, dalla febbre, dalle medicine. Già sono incoglionito de mio, soprattutto sti giorni sono ancora più rincoglionito del solito. Eccolo qua, ragazzi, guardate che bello. Ovviamente questo è un trattorino che potete usare nei vigneti, nei frutteti, e infatti adesso noi lo useremo con la Berti per andare a trinciare le olive. Io adesso non so se gliela fa sto coso a tirare la Berti, me lo auguro, perché so una 50ina dei cavalli, quanti erano pompati, però ci sta bene, visivamente ci sta bene.
molto carino, molto carino sto Fiat. Poi su sta mappa ci sta alla grande. Come vedete, stavo in live quando stavo facendo Fienagione l'ultima volta, prima della mia morte. Allora, andiamo giù, vediamo se gliela fa una volta accesa a muoversi. Sì, va piano ma ce la fa. Va piano ma ce la fa. L'importante è quello, raga, va piano ma ce la fa. Insomma, va un po' troppo piano, però ce la fa, dai. Ce la fa, dai, ce la fa. Va un po' troppo piano ma ce la fa. Del resto, io, allora, un consiglio che posso dare ai modder: quando fate questo tipo di trattori qua, cercate di pomparli un pochettino. Cioè, anche se nella realtà è un 50 cavalli, mettetegli almeno 80-90, perché sennò rischiamo di avere sti trattori ma non avere i mezzi adatti per farci le lavorazioni. Perché vedete, cioè, sta trincia Berti non è che gliela fa tantissimo essere tirata da sto trattore, vedete? Lavoriamo uguale, andiamo lenti. Però cercate di mettere le versioni un pochino più pompate, ancora più pompate. Cioè, che tu 40 cavalli me lo pompi a 50, che mai pompate? È come se non mai pompato niente. Cioè, pompamelo almeno a 100. Per dare un po' di utilità a sti mezzi, perché sennò rischiamo che i mezzi sono belli ma li lasciamo sulla soffitta a fa da museo. È quello il problema di queste mod qua, secondo me. A posto. Molto interessante, è uscita ieri pure la trincia della Rostelmash, molto carina, patatina, una trincettina piccolina da usare a inizio carriera. Allora, ma avete scritto l'altra volta opinioni contrastanti sul fatto di tornare indietro con la trincia? Perché vi avevo chiesto, ma con la trincia si può fare avanti e indietro? C'è chi mi ha scritto no, perché spacchi tutto, e c'è chi mi ha scritto sì, si può fare. Quindi, come al solito, è tutto il contrario di tutto quando chiedo qualcosa. Non c'è mai una risposta chiara e precisa. Quindi continueremo a fare come ci pare su Farming, e poi nella realtà cacchi di chi lo deve fare nella realtà alla fine. Lo so, ragazzi, che queste sono operazioni che abbiamo già visto, che abbiamo già fatto, però questa è una serie un po' diversa, non è una serie come le altre. È una serie che io voglio portare avanti sulle lavorazioni così piccoline, e soprattutto voglio basarla molto sui mezzi piccolini, quindi più che le lavorazioni in sé, ogni puntata mi piace mettere l'accento sui mezzi più che sulle lavorazioni. Quindi, anche se qualche lavorazione la facciamo più di una volta, però la facciamo con mezzi diversi, e quindi guardate come va piano. Mamma mia, qui ci vuole una trincetta più piccolina. Vabbè, comunque l'ho affittato come trattore, non è che l'ho comprato, perché sapevo, immaginavo che erano troppi pochi cavalli. Magari questo è buono per la Fienagione. Mo ci attacchiamo dietro un ranghinatoretto, magari con ranghinatoretto riesce meglio a lavorare, perché mamma mia, mi sta pia la pellagra, mamma mia, l'orchite mi sta pia. Oh, K, diciamo è un po' sotto sforzo, insomma. Beh, la Berti richiede molti più cavalli di sto povero trattoretto. Tra poco il fumo, ci vogliono i vigili del fuoco per spegnermi. Oh, zitti che ha preso velocità adesso. Ragazzi, adesso ha preso velocità, non so che è successo. Zitti, raga, non so che è successo. Ha preso velocità. Ma sentito? Si è offeso? Che è successo? Ha preso via, raga.
ha preso velocità, buoni tutti, zitti tutti, non toccate niente. Non lo so quello che è successo. Oh raga, ha preso velocità davvero. Parlato troppo presto. Niente raga, parlato troppo presto. Sarà impazzito per un attimo e forse un bug passeggero. Sarà impazzito per un attimo. Vabbè, faccio un piccolo taglio e poi lo proviamo con la fienagione, dai. Allora, amici, ho finito, ho finito di trinciare le olivette. E adesso ce ne andiamo in farm e prendiamo su qualche ranghinatore. Ma non ce l'ho il ranghinatore, quindi lo affittiamo. Che, come vi ho già detto, su sta farm non c'è spazio per mettere niente, quindi tocca affittare tutto. A posto. Vediamo come si comporta, speriamo che vada meglio col ranghinamento. Allora, quanti cavalli è sto coso? Pochissimi, capirà, 40 cavalli. No, ma mi tocca modificarlo, mi tocca mettergli almeno 100 cavalli, se no quando lo usi. 40 cavalli, capirai che tira questo. 40 cavalli tira un carretto con due banane dietro al massimo che può tirare. 40 cavalli, che ce fate? Allora, ranghinatori, questo ne richiede 10, questo ne richiede 20. Ecco, con questo andiamo con zipperli perché questo ne richiede 35, già è pesante. Allora, ma per carità, ma questo non tira manco la riascia dei campi. Allora, 4,7 metri questo. Questo invece io questo qui mica l'ho usato mai, mi sa. Schnu. Ma che acquistare? Ma che acquisti? Vabbè, prendo questo, va. Prendo questo. Ce la dovrebbe fare, eh. Richiede 35. Ce la dovrebbe fare, però dai, amici, non potete fare un trattore che richiede, cioè che c'ha 40 cavalli di potenza. Ma che ci fai? Sì, vabbè, se impenna, lasciate perdere proprio, raga. Mi dispiace perché è un bel trattorino, ma è praticamente inutilizzabile, raga. Bellino, ma inutilizzabile. È un peccato veramente. È un peccato veramente. È bellino, ma inutilizzabile perché non gli hanno pompati i cavalli. È inutile che fate i pignoli, amici modder, su farming. Ma nella realtà questo ha 40 cavalli. Su farming non ci fa niente con 40 cavalli. Dovete aumentare i cavalli a ste mod, se le volete fare. Se no non le fate per niente, perché vedete poi come va a finire. Va a finire che famo le mod e poi le dovremo tenere parcheggiate così perché non funzionano, capito? È veramente un peccato. Veramente un peccato. Niente, raga, con qualche riserva. Carino ma poco utilizzabile quel trattore, purtroppo. Carino ma poco utilizzabile. Ci riaffidiamo al nostro Fiat 670H. Molto meglio. Vabbè, raga, io vedo che il tempo a nostra disposizione è già scaduto, è già finito. Fatemi sapere nei commenti, ragazzuoli, che cosa ne pensate del pack Fiat Store. Se l'avete scaricato, se lo scaricherete, fatemi sapere, insomma, commentate se siete d'accordo con me sul fatto che comunque, anche se irrealistico, ma bisogna pompare un pochettino i cavalli di questi trattori piccoli, assolutamente, insomma, commentate. Io come al solito voglio ringraziare gli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, che consentono al canale di sostenere e portare tutti questi contenuti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!